Dio è una famiglia di tre persone. Dio è una famiglia di tre persone che si amano così tanto da formare una cosa sola. Questa famiglia divina non è chiusa in se stessa, ma è aperta, si comunica nella creazione e nella storia ed è entrata nel mondo degli uomini per chiamare tutti a farne parte. Così Papa Francesco ha spiegato la Trinità di Dio prima della preghiera dell'Angelus recitata nel giorno della festa della Santissima Trinità. Accolto da decine di migliaia di fedeli che affollavano Piazza San Pietro, il Papa ha sottolineato che questa comunione trinitaria ci avvolge tutti e ci stimola a vivere nell'amore e nella condivisione fraterna, certi che laddove c'è amore c'è Dio. Il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio, comunione, ci chiama a comprendere noi stessi come esseri in relazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e nell'amore vicendevole. Tali relazioni si giocano anzitutto nell'ambito delle nostre comunità ecclesiali, perché sia sempre più evidente l'immagine della Chiesa, icona della Trinità. Ma si giocano in ogni altro rapporto sociale, dalla famiglia, alle amicizie, all'ambiente di lavoro, tutto. Sono occasioni concrete che ci vengono offerte per costruire relazioni sempre più umanamente ricche, capaci di rispetto reciproco e di amore disinteressato. Per questo la festa della Santissima Trinità, concluso il Pontefice, ci invita ad impegnarci negli avvenimenti quotidiani per essere lievito di comunione, di consolazione e di misericordia. Lo Spirito Santo, con la sua forza, ci guida in questa missione di ogni giorno per curare la carne dell'umanità ferita dall'ingiustizia, dalla sopraffazione, dall'odio e dall'avidità. Dalla forza che lo Spirito Santo ci dona.